Auguri! Scusi, mi presta 1000 lire. Grazie altrettanto. Non ho il piacere di conoscerla. Ma è Pasqua e poi l'ho visto così ben disposto, così sorridente, pensavo che 1000 lire non le ha. Che discorsi, se dovessi auguri dare 1000 lire a tutti quelli che me le chiedono. Ha ragione, mi perdoni, comunque auguri. Auguri, 1000 lire. Che cosa? Come che cosa? Annetta dice che ancora non hanno portato il vestito. Che? Come? Che? Sono 3 minuti, caro, minuti. Facciate la macchina. Mi dispiace. Se vuole lo porto io, prendo l'auto. Sì, prende l'autobus e arriva domani. Piuttosto mi dica per cortesia dove posso trovare un taxi. Qui dietro, lo tenga così, se no si sciupa. Fino a che non arriva il meccanico. Vuole che gliela guardi io? Sì, grazie. E io che faccio? Lei dia una guardata a lui, ciao. Va bene. Ma che fa lei con quel pacco? Scusi, che vuole faccia? Faccio le filippiste. Si prende un taxi quando si hanno dei... Sì, lo so da me, soltanto che l'unico libero me l'hanno preso. Sì, a Roma c'è un solo taxi. Beh, se lo vuol sapere, c'ho la macchina io. Sì, da scrivere. Lei non faccia lo spiritoso, le ho chiesto scusa, cosa... Ma faccia il piacere. Beh, glielo faccio il piacere, avanti, su, che piacere vuole? È questione di educazione. Che devo impararla da lei, forse? Sì, da me, proprio. Io? Sì. Ma piuttosto si vergogna andare in giro con questa bombetta. E lei si vergogna andare in giro con quella faccia? Io, se avessi la sua faccia, non girerei neanche di carnevale. Ma sarebbe meno antipatico. Si mandi i padrini, allora. Come? D'accordo. D'accordo? Sì, venga. Allora tu gli darai i soldi quando questo signore porterà l'uovo sano. Sì, signore. Sano? Dai, senta. Ma che mi sta prendendo per fisso. Come le ridò io l'uovo sano? Io insisto. Avete? Sentitele di ogni fatto suo, caro signore. Lei è un pessimo cittadino. Sì, signore, perché conta sulla fortuna, sulle uova di cioccolata, sul gioco del lotto, sul totocalcio. Non sul lavoro, sul risparmio, sulla fatica.